tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di make-up. Mi avete scritto in parecchie: Silvia, parlaci di make-up, parlaci di skincare. Avevate insomma nostalgia dei video sul make-up, del video sul beauty, e quindi perché no, vado a provare un po' di prodotti che ho dentro questa box. Sono tutti prodotti di Make Up Revolution, quindi assolutamente low cost, ma vi proverò anche un fondotinta che mi sta piacendo ultimamente. Non è low cost, ma non ho un fondotinta, quindi lo uniamo alle cose da provare. Sigla, iniziamo subito, così insomma diciamo che ci solleviamo dalla pesantezza di questi giorni, di tutti questi avvenimenti molto tristi che appunto stiamo sentendo, e quindi magari cerchiamo di passare quei 20 minuti diciamo di frivolezza per alleviare un po' i pensieri, portarli diciamo su lidi molto 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 più leggeri. Allora ragazze, qua ho, e ragazzi, se sei un maschietto fammelo sapere, qua ho appunto questa box che contiene contiene solo prodotti di Make Up Revolution, però appunto andrò a provare anche il fondotinta. È il fondotinta, non per, proprio per niente low cost, di Isenberg, che avevo l'altro giorno quando ho fatto il video delle chiacchiere sullo shopping super mega stravagante. Ieri in pratica dovrebbe essere andato online, e ve lo faccio vedere. Quindi fondotinta super mega costoso, e invece box di prodotti per nulla costosi, quindi Make Up Revolution. Vi faccio vedere che cosa andrò a provare. Ho delle palette, una che è di I Heart Revolution, che si chiama Tasty Pumpkin Spice Latte. Questa palette qua, con questo rivestimento gommoso e colori veramente un po' di tutti i tipi. Eccoli qua, abbiamo veramente un range di colori di tutti i tipi. Però ragazze, credo che questa magari ve la potrei far vedere in un altro video, perché vi dico la verità, quella che mi ha più colpito è la Forever Flawless Allure Shadow Palette, sempre appunto di Make Up Revolution, proprio della linea Make Up Revolution, mentre quella è High Heart Revolution, che è questa di nude, sui toni però appunto del marrone caldo, borgogna, mattone, molto 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 bella. Sono molto curiosa di vedere se è performante. Poi ho un prodotto per fare le sopracciglia, un classico appunto Sobrow, questo qua, insomma il classico prodotto per fare le sopracciglia, un mascara, che però vi devo dire la verità, non credo che proverò questo, perché ne ho anche un altro, che è l'iHeart Revolution Chocolate Dipped, dovrebbe essere questo qua, non lo so, perché ne ho anche un altro, Lash Paw. Sono molto indecisa. L'altro era quello della box che ho ricevuto da poco, dove l'ho messo, ve lo faccio vedere dopo. Poi ho dei pennelli, due li ho già spacchettati, erano qua, e sono per occhi, e sono molto molto belli, ragazze. Guardate qua, uno molto più grosso, quindi magari per la parte alta dell'occhio, per fare proprio una sfumatura un po' più diffusa, e questo un po' più di precisione, molto belli, estremamente morbidi. E poi ho anche quello da dovrebbe essere, oddio, da polveri, quindi da blush oppure da terra. Aspettate, questo lo devo ancora spacchettare. A dirvi la verità, io non uso sempre pennelli così grossi per le polveri, eh. Ok, ce l'ho fatta a tirare fuori tutto, è bellissimo, cioè devo dire veramente che se state cercando dei pennelli low cost mi sembrano eccezionali, perché allora qua c'era la colla con cui era tenuto fermo, ok, sapete quelle specie di palline collose, no? Mamma mia, è qualcosa di ultra morbido, anche per la cipria, veramente figo. Cioè, è gigantesco, non so se riuscite a capire quanto è grande dalla mia mano. Poi ho una lip mask, è un lip scrub,
Queste ragazze mi servono troppo. Non ho idea del perché le mie labbra siano così devastate. Quindi, tipo, inizierò da questi. Anche se la maschera dovrebbe essere tipo una maschera notturna, sapete, quelle che si utilizzano quando si va a dormire, non riuscirò ad aprirla. Questa è la lip mask. Aspettate, poi magari vi leggo anche i vari prodotti. Siccome ho il comunicato stampa, questa è la lip mask, molto carino il pack, sempre della linea I Heart in questo caso, giusto? Dovrebbe essere, sì, così. Dovrebbe essere al cioccolato, mentre l'altra è uno scrub. Vi dicevo che io non so per quale motivo, ma ho le labbra distrutte in questi giorni. Cioè, ieri avevo proprio tutte le pellicine, tanto che io lo so che non si fa, ma le ho prese col dito così, ho iniziato a staccarle. Vabbè, comunque adesso le vado a provare. Una mist fissante, dei correttori, la mist sempre di I Heart Revolution, i correttori pure. Poi ho due prodotti labbra. È un prodotto che è la Chocolate Contour Bar, che dovrebbe essere una palettina con illuminante e contouring, come vedete. Quindi diciamo che in sostanza mi manca il prodotto per fare le sopracciglia, quindi non per fissarle ma per disegnarle, il fondotinta, un blush, però insomma troviamo dei sostituti. Eccola, vedete, tipo una barretta, mi ricorda quella di Bourjois. E sa di cioccolata, assolutamente. Bene, comunque inizio con lo scrub. Allora, dice, per quanto riguarda lo scrub, dice: amanti del cioccolato, accorrete, regalo alle tue labbra lo scrub labbra al cioccolato, più dolce del tuo dessert preferito, delizioso scrub per le labbra al profumo di cioccolato, aiuta a rivelare labbra morbide e sensuali in un istante. Applica col dito una quantità generosa di prodotto sulle labbra. Usa movimenti circolari, elimina l'eccesso per scoprire labbra deliziosamente lisce e per finire applica I Heart Revolution Chocolate Lip Mask per labbra ancora più dolci e morbide. Ok, quindi le prime due cose che andrò ad utilizzare saranno proprio lo scrub e la maschera. Wow. Andiamo. Quindi provo a grattare così. Spero di non sporcarmi. Aspettate, oggi è un casino. Sì, sto facendo un po' un caos. Allora, è ottimo, ha una consistenza come zucchero proprio e sa di cioccolata. Più che altro di cacao. Buono, ha un buon sapore, penso si possa anche mangiare. E adesso invece vado a applicare la maschera. È super morbida, cioè appena la toccate si scioglie sotto le dita. Buonissima, è molto molto piacevole. A me piacciono proprio così ricche. La lascio applicata in modo che così, mentre mi trucco, agisce. Devo dire che mi ha levato tutte e tutte le pellicine. Molto molto piacevole. Questi, gli scrub, a me piacciono utilizzati con un pochino d'olio. Io di solito faccio così: ne prelevo una parte, lo metto sulla mano, aggiungo delle goccine d'olio, che sono olio di mandorle dolci, e scrubo, perché secondo me con l'olietto scivolano meglio. Provate e ditemi che cosa ne pensate. Allora, detto questo, vado ad utilizzare appunto il fondo. Io ho il numero 2, di tutti i prodotti vi lascio scritto comunque il nome in info box, anche di questo e anche il link. Come vi ho detto, questo è il vecchio pack, ve l'ho detto nel video chiacchiere shopping stravagante. È stato riformulato per quanto riguarda, non riformulato, scusate, è stato rimpacchettato in modo nuovo. Non credo che la formula sia cambiata, ma il pack sì.
Quindi quando cliccherete sul link vedrete che il pack è diverso. Io ho anche il nuovo pack, ma non avendo finito il vecchio non ho aperto il nuovo perché mi pare identico. La colorazione che ho io è 02 Natural Rosé. Ignoro il perché l'abbiano chiamato rosé, perché io, ragazzi, vi devo dire la verità, di rosé non ha proprio niente, cioè non è rosato. Scusate che sto temporeggiando perché mi voglio appunto applicare quantomeno un pochino di primer, quantomeno idratante, quindi uso un goccino di questo di Farsali perché ho fatto skincare da parecchie ore e sento che la pelle ha bisogno di qualcosa prima di truccarmi, quindi applico sempre qualcosa che me la idrati prima di riapplicare il fondotinta. Ok, così con la pelle bella nutrita. Piace tantissimo l'effetto di questo primer, è super luminoso. Infatti sapete che a volte lo uso anche senza truccarmi, cioè lo metto proprio da solo così prima di uscire. È quello di Farsali, che si chiamava Liquid Glass. Mi piace tantissimo, ce l'ho da un sacco di tempo ma non lo avevo utilizzato fino a poco tempo fa. Va bene, allora andiamo col fondotinta. Non ne metto tantissimo, come vedrete ha un effetto pazzesco sulla pelle, io ve lo stavo dicendo in quel video, ha proprio un effetto super anti-age, cioè si vede che è un fondo di alta fascia, magari dedicato proprio a donne anta. Come vedete non ha nulla di rosato, cioè è proprio una tonalità che di rosato non ha niente, non capisco perché parlino di rosato. La dicitura che ha, che dice fondotinta correttore invisibile, tradotto in italiano, scritto in francese, è proprio vera, è proprio invisibile. Vedete che io lo sto mettendo, ma vi assicuro che la texture che dà, a parte che il colore è perfetto per me, la texture che mi lascia è proprio perfetta, mi leva quell'accenno di rossori che magari ho appunto in zona naso così, e mi lascia una pelle bellissima. Io so che molte di voi magari sui fondotinta, sui prodotti così per la base, insomma non disdegnano di investire magari qualcosina in più rispetto, che so, all'ombretto o a un mascara così, no? Perché effettivamente la base è estremamente importante, ragazzi, cioè è quella che su una bella tela, cioè se facciamo una bella base poi possiamo anche avere un tocco di blush, le sopracciglia, il mascara così veramente molto molto leggero, un burro di cacao, ma se la texture della pelle è bella abbiamo fatto praticamente la metà del lavoro, se non di più. Guardate qua, cioè è veramente stupendo, cioè io amo questo fondotinta, e la figata è che non va nemmeno ad aver bisogno di essere praticamente settato, cioè io l'altro giorno non l'ho settato. Un velo di cipria, se proprio volete, male non fa, però non ne ha per forza bisogno, dà un effetto proprio botte, secondo me traspare, vedete la luminosità della pelle, soprattutto se sotto appunto mettete un primer illuminante come ho fatto io, che ho usato questo. Cioè la texture che vi lascia è proprio luminosa, cioè il viso ha proprio dimensione, non mi rimane quel viso, e comunque copre, perché uniforma veramente molto bene. Cioè io sono innamorata di questo fondo, credo di non averlo molto considerato quando me l'hanno... Arrivo sempre un po' in ritardo, perché magari ho altre cose in quel momento, mi fisso a continuare ad utilizzare quelle cose e magari non vado a testare bene le novità. Lo amo veramente tantissimo, mi piace da impazzire. Bene, iniziamo però con i prodotti e andiamo sul low cost, e iniziamo dal Shop Styler, che è appunto questo prodotto in questa confezione molto bella. La confezione è davvero super figa, a parte che si sporca come tutte le confezioni ovviamente così specchiate, però è veramente bella 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 sia l'esterna che l'interna.
si sono molto migliorati nel tempo con le confezioni ed è praticamente un po' il dupe di quelli un po' più famosi, somiglia insomma a pec un po' più blasonati. Si dovrebbe andare a inumidire leggermente la spazzolina, che è molto dura, è tipo proprio uno spazzolino come vedete, mentre di solito sono un po' più a forma di scovolino, tipo questo, no? Che io ho preso, non mi ricordo da quale prodotto. Beh, comunque, credo di doverlo inumidire, quindi vado a bagnare, praticamente strisciare, no? Sulla confezione, sul pen, e vado a pettinare le sopracciglia. Allora, dovete sapere che non vedete subito l'effetto, perché questi prodotti, capite se fissano bene nel momento in cui si vanno ad asciugare. Nel momento in cui inizia ad asciugarsi la soluzione, diciamo, di acquosa che avete creato, diciamo acqua e sapone, capite se fissano nella posizione in cui voi li avete pettinati. Allora, l'effetto sembra molto bello e sento che sta iniziando a tirare, quindi a fissarsi. Mentre aspetto, vado a fare le sopracciglia, utilizzo la mia solita matita di L'Oreal, la Skinny Definer. Sapete che a volte uso la matita, a volte uso una pomade, oggi uso la matita. Ci rivediamo subito dopo, così vi dico come sento le sopracciglia. Ok, allora l'effetto è wow, tiene veramente bene, le sento super fissate, super bloccate, e mi piace molto 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 l'effetto, quindi sì, va bene, la matita va bene, mi piace come al solito, però devo dire che questo prodotto molto 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 promosso, probabilmente quello che fino adesso ho provato mi piace di più di tutti quanti, così a sensazione, devo vedere durante la giornata, ma molto molto bene. Bene, adesso vado a utilizzare lei e vorrei prima di tutto fare magari qualche swatch, perché secondo me non andrò a utilizzarli assolutamente tutti, quindi vi volevo far vedere un po' qualche shade. Per esempio, andiamo a provare questo wow ultra ultra cremoso, vado a metterlo qua sulla mano. Sì, non ha una pigmentazione stratosferica, ma è molto carino. Non so se lo vedete. Aspettate che zoom un pochino. Ok, eccolo qua. Poi andiamo a provare un altro satinato, che è questo. Sembra veramente molto bello. Eccolo. Eccolo qua, vado a metterlo sempre sulla mano. Questo è il risultato, molto molto bello, più bello dell'altro. Poi ancora un altro satinato, questo qua ho provato, vado a metterlo sempre sulla mano, molto bello, molto pigmentato. Forse rispetto al primo, voglio riprovare il primo, che era questo. Eccolo qua, vedete, non ha estrema pigmentazione il primo, però è carino. Poi ce ne sono altri che sembrano più pigmenti pressati, questi qua, 1, 2, 3 e 4. Allora mi vado un po' a pulire le dita, vado a provare questo. Mi sembra più un top coat a sensazione. Vediamo, no, però è bello. Vedete questo qua, l'ultimo che ho messo qua da questa parte. Ancora vado a provare questo qua centrale, questo qua lo metto sotto, molto carino ma non estremamente pigmentato, è questo che ho messo qua sotto, questo. Poi vado a provare invece qualche matte. Allora voglio provare questo qua scurissimo, lo sento un pochino secco,
e lo vado a mettere qua. Infatti non è estremamente pigmentato, lo vedete, è qua in basso. Poi questo marrone bello caldo, molto più morbido, vedete, molto più morbido, lo metto qua. E questo, non sono super pigmentati i marroni. Proviamo questo, eccolo qua, lo metto qui. Sono un po' secchini, sono più belli gli shimmer, bisogna insisterci un attimo, vedete, è questo qua. E un ultimo, direi che posso provare con questo qua, morbido, molto molto morbido e burroso rispetto agli altri, e questo qua nel medio lo vado a mettere qua. Ok, sono molto più pigmentati quelli diciamo satinati. Sì, credo che i satinati siano i migliori. Bene, comunque iniziamo perché così vado a provare qualcosa sull'occhio. Allora, per fare questo make up utilizzerò un po' la tecnica che sto utilizzando nell'ultimo periodo per i miei look. Ossia, prendo una matita morbida, un Kajal, potete prendere quello che volete, anche dei prodotti in pot o anche dei matitoni. Aspettate che magari cerco un matitone. Ok, colgo l'occasione per provare uno dei matitoni di Laila. Ve li ricordate che ve li avevo fatti vedere spacchettandoli di recente? I Two Infinity, quelli che mi erano arrivati nel pack con le clessidre, non so se vi ricordate. Quindi cosa faccio? Vedete, vado qua alla fine dell'occhio, una cosa che sto facendo sempre perché mi aiuta tantissimo con la mia palpebra un pochino cadente. Mi tengo all'interno della palpebra mobile, quindi mi fermo nella piega e vado praticamente a disegnare qua il mio triangolo finale senza essere super precisa. Prendo subito un pennello da sfumatura, appunto piccolino, e vado subito a lavorare, perché praticamente con questo io faccio la struttura per poi dopo andare su quella parte lì con le polveri. Quindi adesso in pratica vado a lavorare la struttura finale e poi dopo tutto il resto del trucco posso anche costruirlo con la polvere. Faccio un occhio per volta perché i matitoni cremosi così si asciugano sempre molto in fretta e quindi vanno sfumati subito. Se avessi fatto anche quest'occhio non farei in tempo, quindi vado a farli entrambi, li sfumo e ci vediamo. Ok ragazze, questi matitoni mi sembrano una potenza, cioè sono proprio... cioè si fissano, vanno super lavorati in fretta perché se no non riuscite a sfumarli, ma fanno proprio una base pazzesca. Non è importante di essere super precise, però è importante sfumarli uno per volta. Ho utilizzato anche il chiaro che si chiama Battery numero 2, che è proprio un crema, come vedete, il colore che vedete qua, per fare la parte iniziale dell'occhio, in modo da avere una base un po' appiccicosa su cui andare ad applicare i prodotti in polvere. Mentre questo si chiama Cynical ed è il numero 5, il marrone. Belli belli belli, mi piacciono tanto, bravi bravi ragazzi di Laila, per il momento super approvato. Adesso vado a prendere il pennellino, quello un po' più piccolino, che è appunto quello di Make Up Revolution. Vado a prendere appunto il color burro, questo che c'è qua, e con questo vado a diciamo settare la parte chiara che ho fatto qua inizialmente. Questo perché ultimamente sono proprio fissata, questo sembra scrivere molto, si attacca molto molto bene al prodotto cremoso. Dicevo, sono proprio fissata con questo tipo di look molto chiaro, cioè scusate, molto matte, e sui toni del marrone eccetera. Però ho intenzione, sapete cosa, di replicarlo facendo diciamo lo stesso schema anche con i colori diciamo scuri, tipo, ops, va bene, quello è andato, non so cosa fosse, forse un marrone ancora più scuro, quindi un marrone ancora più testa di moro rispetto a quello che ho usato. E poi abbiamo qua il nero, gli altri sono colori un po' più chiari. Diciamo che potrei provare sia col nero sia con il verde petrolio a fare altre
basi, diciamo, alla fine dell'occhio da settare poi con i prodotti cremosi, perché no, ci proviamo. Comunque, adesso vado appunto a fissare e devo dire, ragazzi, che si attacca super bene. Poi invece vado a prendere un colore abbastanza chiaro, che è questo qua, con il pennello un pochino più grande. Quindi vado a prelevare questo, ok, e lo scarico un pochino in modo da andare a alleggerire la parte superiore, vedete, del make-up che ho fatto. Quindi vado con un colore molto più chiaro, perché contate che questo qua, come vedete, è un nocciola chiaro, mentre io ho utilizzato, lo vedete dalla striscettina qua, un marrone molto scuro. Questo vi permetterà di dare proprio profondità al make-up, che secondo me, se avete la palpebra un po' cadente come la mia, che in questo punto qua si piega, è proprio quello che ci serve. Con il pennellino un po' più piccolino, però me ne servirebbe forse uno da applicazione, quindi utilizzo questo. Vado, oddio, che colore voglio agire? Con un bel borgogna? Sì, diciamo che vado a prendere questo satinato qua, e vado a metterlo proprio qua, diciamo al centro della palpebra, in modo da creare una base di colore al centro dell'occhio sul borgogna. Ok, con il pennellino invece piccolino, con cui ho sfumato il colore scuro, vado proprio a prendere uno scuro, quindi diciamo il più scuro della palette, quindi questo matte, e vado a lavorare appunto sopra il prodotto cremoso, quindi qua, dove in teoria ci dovrebbe essere ancora solo il prodotto cremoso, perché non ci ho ancora applicato nessuna polvere, vedete, vado con piccoli tocchi, poco per volta, a confermare, ecco, la profondità del make up in questo punto, che secondo me è proprio quello che ci serve di più per annullare l'effetto palpebra cadente. Con il matitone che ho utilizzato all'inizio, no, non era questo così scuro, ma era questo, con un pennellino piccolo, questo è quello che di solito io faccio, sporco proprio il pennellino piccolo di matita, di prodotto cremoso, insomma, vedete, faccio così, e con questo vado proprio a fare l'angolo, vado a sporcare la rima inferiore, a creare, diciamo, un incontro con la parte esterna dell'occhio. Ok, utilizzando invece direttamente il prodotto, vado dentro l'occhio e con una matita casual nera, in questo caso uso quella di L'Oreal, che si chiama L'Eyeliner Signature, vado proprio sopra nella parte della rima interna, ok? In questo modo, come vedete, la differenza tra i due occhi è notevole, questo è molto più intenso e ci vorrà ovviamente anche il mascara. Vado a fare anche l'altro. Allora, questi di Laila mi sembrano proprio matitoni che non si smuovono assolutamente più una volta che si sono fissati, però io proprio come diciamo norma, cosa faccio? Dopo che ho fatto la sfumatura vado a prendere un pochino di colore, in questo caso potrei prenderlo anche leggermente più chiaro, quindi magari andare
su questo anziché su questo, che è quello che ho usato per fare la parte esterna, e con lo stesso pennellino con cui ho fatto la sfumatura sotto vado a fissare con la polvere la crema. Ok, è il momento di andare di mascara. E appunto volevo provare questo qua nuovo, il Lash Poke, che è quello virale su TikTok ultimamente. Vi farò un video in cui lo provo proprio senza mettere nulla sull'occhio, quindi con l'occhio non così tanto truccato. Allora, questo si chiama Chocolate Dipped di iHeart Revolution. Eccolo qua. Andiamo ad aprirlo perché non ho la più pallida idea di come sia lo scovolino. Stranissimo, perché me lo aspettavo, non so per quale motivo, ciccione, mi sembra in silicone, invece è super. Cioè della stessa identica grossezza del bastoncino. Però, vabbè, andiamo a provarlo per vedere come risulta sull'occhio. Mi devo guardare allo specchio, spero di essere inquadrata. Via. Allora, ho la sensazione che sia piuttosto liquido, quindi secondo me questo è uno di quelli che appena si rapprende dopo 1 o 2 giorni mi piace molto di più, però aggrappa veramente molto molto bene le ciglia, ma molto bene ragazze, cioè sento proprio che si attaccano bene, cioè si inseriscono bene tra le setole e poi lo porta bene su lavorandole molto bene. Questa era una passata, io però di solito ne faccio anche tre, quindi diciamo che per passata intendo una pucciata all'interno del prodotto e poi l'effetto mi sembra molto molto figo e notevole. Queste sono due, vado a fare una terza, poi voi non so cosa fate, ma io ne faccio sempre tre. Non si raggruma, cioè nonostante io stia facendo la terza passata, non mi fa le ciglia, cioè le ciglia mantengono separazione. Promosissimo, promosissimo. Vado a fare anche l'altra, ma credo che la differenza sia notevole. Quindi ci vediamo dopo l'applicazione anche su quest'occhio, perché abbiamo ancora terra, correttore, eccetera, eccetera. Ok, ragazze, sono molto impressionata. Non so se vedete guardando su e giù se si vede meglio. Cioè, sono molto impressionata. È veramente pazzesco. Cioè, molto impressionata. Bene, andiamo a vedere i correttori. Allora, correttori sono tre e i colori, vediamoli, ecco, guardando bene alla luce mi sembra che questo sia il più chiaro, medio, e questo qua sia un po' più il mio colore. Vedete, sulla mia pelle secondo me dovrei utilizzare questo. Questo è Custard, questo si chiama Sesame, quindi sesamo, e quest'altro si chiama Shortbread, quindi utilizzerò Shortbread perché questi mi sembrano molto più chiari. Custard dovrebbe essere il più chiaro, così dal pack, diciamo, non lo vedo. Ha l'applicatore un po' a forma di cuoricino e ve lo metto qua. Sì, per me è estremamente chiaro, però come sapete io non cestino mai i correttori perché riesco a mixarli. Magari mixando il più scuro e il più chiaro ottengo una tonalità media che per me va bene. Questo qua è il medio, che è Sesamo. Sesame, diciamo che lo diciamo come scritto. È più scuro e anche, diciamo, più rosato. Quindi più che più scuro è proprio rosato, è questo verso l'interno, quindi questo è il più chiaro, questo è il secondo, e poi quello che ho intenzione, diciamo, di utilizzare su di me, sì, senz'altro, già a vederlo sento che è quello che va meglio. Non mi sembrano ultra coprenti messi così, è questo qua che senza dubbio è quello più adatto a me, quindi vado subito, non so perché mi sembrano quasi molto liquidini, poco coprenti, però forse
è un'impressione lì sul, come dire, sul dorso della mano, magari ci sono i tendini che facevano degli avvallamenti, non ho idea. Comunque, io ne metto sempre poco, lo sapete, perché sono dell'idea che meno prodotto mettete ad una certa età e più il risultato sarà bello. E mi sa che mi sto già ricredendo, perché il risultato mi piace molto, lo trovo leggero, non fa effetto pastone, ma anzi mi piace molto. Forse avrei preso anche una tonalità più scura, forse per l'estate ci vorrà una tonalità più scura. Sapete che è proprio bello, il make up mi piace tantissimo. Ditemi se approvate questa nuova tecnica che sto facendo appunto per truccare l'occhio con la palpebra cadente, secondo me è top. E ribadisco, se mettete poco prodotto il risultato sarà migliore. Ok, neanche troppo ne ho messo, mi sono caduti, va bene. Hanno come un risultato luminoso, vediamo cosa dice. Adesso devo leggere la cartella stampa, perché non è che hanno brillantini, ok, però non danno un effetto matte super opaco, ma come satinato, che sembra quasi rimpolpare un po' la zona. Vediamo un po' cosa dice la cartella. Allora dice, Hair Revolution rende l'ordinario straordinario con il primo applicatore di correttore a forma di cuore con formula che fa bene alla pelle. Applicatore morbido che scorre dolcemente da fondersi con la pelle, è vero? Splendidamente sfumabile, sì, per un risultato naturale, con un'adorabile coperchio a forma di cuore, bello nella bottiglia come sul viso. Correttore ricco di vitamine, la A, la B3, la B5, la C e la D. Infatti ragazze, cioè, questa è l'impressione che mi ha dato, oltre all'estratto di cocco per illuminare. Vedete che non era assolutamente un'impressione, perché ragazze non è luminoso, nel senso che non ha glitterini, non ha niente di che, ma ha un aspetto come quando diciamo che il fondotinta è satinato ed ha un effetto radioso, ecco. Stessa cosa, illuminare, idratare, rivitalizzare, lenire, nutrire la pelle per un risultato uniforme. Formula leggera, esattamente, questo correttore ideale per illuminare la zona del contorno occhi. Ragazze, ci ho preso alla grande e non avevo assolutamente letto le cartelle stampa, perché è una cosa che non faccio mai quando si tratta di make up, perché voglio un pochino farmi un'idea mentre appunto applico il prodotto. Ne metto un pochino anche qua ai lati del naso, perché tendo a essere sempre un pochino rossa, anche per via probabilmente dell'acido retinoico, ma mi piace da morire questo correttore, che sia nato un nuovo amore. E mi piace molto, adesso che ce l'ho su da un po', anche il prodotto labbra. A parte che mi ha dato un bel colore, me le sento belle polpose. Scrub è prodotto labbra veramente veramente molto molto buone. Allora, adesso io vado a fissare correttore e così poi passiamo al contouring. Allora, mi si era scaricata nel frattempo la batteria, sono un po' indecisa, dicevo, se utilizzare il mega pennellone per andare a fare contouring, perché è veramente tanto grande per il mio viso, cioè gigante. Comunque, Chocolate Contour Bar, che contiene appunto una doppia cialdina, questo è il pack esterno, credo che sia una sola colorazione, perché non vedo, no, fair, io ho fair, forse c'è anche più scuro e probabilmente per me forse ci sarebbe anche voluto più scuro, non lo so. Questo è un illuminante, ma mi sembra veramente super chiaro, vi devo dire la verità. Comunque proviamo a vedere di applicare
la polvere mi sembra molto figa. Allora, il pennello non mi fa impazzire, però la polvere sì. Guardate che differenza tra qua e qua. Lo vedete? È morbidissima. Ma ragazzi, ma è super setosa. Bravi, molto bravi. Molto bello. Comunque, mi sa che proverò anche una leggera, un leggero tocco con l'illuminante, anche se voi sapete che io non amo troppo l'illuminante, quindi andrò veramente super leggera in questa zona, ma non è male perché è molto sottile, lo vedete? È molto sottile eppure discreto. Va, ne metterò un cicinin pure qua, mi ha convinto. Non male, non male. Vado con un pelino di blush che non c'è qua, però potrei anche utilizzare volendo questo colore. Vado ad utilizzare questo colore della palette come blush. Nulla, niente e nessuno ce lo impedisce, anzi è molto carino. Ok, direi che sono molto contenta, ho risposto al telefono e finiamo con le labbra e poi vi do anche i miei feedback su ogni prodotto, anzi mancano le labbra e anche la mist fissante. Allora, per quanto riguarda i rossetti, i prodotti labbra, si chiamano Matte Bomb Liquid Lip Rouge à Lèvres Liquid, quindi rossetti liquidi appunto, che si chiamano Matte Bomb, quindi sono matte e ho due colori che poi vi scrivo. È scritto in super piccolo, ve lo scrivo magari appunto nell'info box. Mamma che belli, so già che sta nascendo un amore, sta nascendo un amore. Guardate che bello questo, un matte, scusate, un nude molto rosato. E vediamo quest'altro. Più rosato freddo, beh, non c'è storia, non c'è gara, ovviamente a me questo non sta bene, infatti questo è probabile che io lo vada a regalare, lo proverò, ma non mi sembra un colore che mi sta bene, è veramente molto molto rosato, quindi proverò assolutamente lui. Siamo ragazze, la formula non mi fa impazzire e il colore secondo me mi sbatte tantissimo, mi dà proprio, mi uccide questo rosa, quindi credo che lo leverò. Giustamente, se vi piace il rosa potrebbe essere qualcosa da provare per voi. L'ho levato anche da qua, non vorrei essermi sbagliata, ma è il più scuro, giusto? Sì, immagino, sono tutte e due rosati, quindi credo che li regalerò entrambi. Ok, ho messo sempre un rossetto, sì, sempre sui toni del borgogna, così per rispettare un po' il trucco, però molto più intenso e molto meno freddo. Quello era troppo freddo e mi sbatteva, ci vuole un rossetto un po' più deciso per i miei colori. Detto questo, vado a provare il fissatore, che è il Pink Grapefruit. Vediamo che cosa contiene. Ok, dice impazzire per la frutta con i dolci spray frissanti, quindi presumo ce ne siano vari, profumati di iHeart Revolution. Lo spray fissante è illuminante al pompelmo rosa, quindi questo è l'essenza dell'estate in bottiglia.
Fissare il tuo trucco non ha mai avuto un profumo migliore. Darà un tocco luminoso alla tua pelle e al trucco per una radiosità fresca e sana. Quindi ha un finish, diciamo, luminoso. Bene, andiamo a shakerarlo, non si sa mai. E quindi vado a applicarlo a due tappini, avevo visto bene. Vado. Ok, andiamo step by step a dare i voti ai prodotti che ho utilizzato. Fondotinta, non mi spendo in altre parole, è eccezionale. Lo mettete, avete subito una pelle più figa, c'è poco da fare. Costa 49 euro, prima ne costava 70, quindi il brand ha deciso di ribassare considerevolmente il prezzo. Uno dei più belli che io abbia mai provato, stupendo, non lo so, un tocco di figaggine sul viso. Prodotto per le sopracciglia, quindi Soap Brows, molto valido, pack molto bello, prodotto che fissa in maniera incredibile, non mi si sono mosse minimamente, aspetto bellissimo, super promosso. Poi, prodotti per gli occhi, ho utilizzato i Laila to Infinity, eccezionali, si fissano subito, quindi dovete procedere a fare un occhio per volta e sfumarli molto velocemente, però sento che fanno aggrappare molto 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 bene i prodotti che ci mettete sopra. Ovviamente la crema con sopra poi la polvere fa effetto proprio che non lo smuovete più. Mi piacerebbe una gamma ampliata di toni matte scuri, quindi non solo marrone e nero, ma anche che so un bel blu, un bel borgogna, non ci starebbero male, ottimi però. Poi, palettina è un nì, nel senso che sicuramente ha un prezzo contenuto, è fissata, quindi utilizzata con il prodotto cremoso sotto, che quindi lo va diciamo a rendere molto più stabile, va a rendere molto più stabile la pelle appunto sull'occhio, e anche ovviamente le dà una pigmentazione maggiore, va bene. Certo che se l'avessi comprata per essere, che so, una palette prestigiosa che costa 50, 60, 70 euro, no, l'avrei bocciata, perché ha dei satinati belli, degli shimmer carini e dei matte così così. Quindi i matte risultano un pochino secchi e non ultra pigmentati, però il risultato è comunque piacevole, avete un bel range di colori e potete sbizzarrirvi, ripeto, se la utilizzate con una base sotto. Il mascara è pazzesco, il mascara è probabilmente uno dei prodotti che mi ha sconvolto di più. Non avevo grandissime aspettative perché magari non era di quelli che è andato virale, diciamo, su TikTok come Lash Po di Makeup Revolution, l'altro appunto che ho di Makeup Revolution che non vedo l'ora di provare. E invece ragazzi è fenomenale questo mascara, accattatevillo proprio, cioè se lo trovate vi a prendere subito. Correttori, veramente non ho parole, i correttori sono spaziali, sono fantastici. Vorrei prendere una tonalità anche un po' più scura, questi due appunto sono chiari, magari vorrei prendere una tonalità più scura di quello che ho e magari anche una molto molto scura, in modo da poter utilizzare anche gli altri due miscelandoli un po', vedere magari se c'è anche un pescato che possa servire qua, diciamo, da mettere magari sotto il fondotinta per quando si hanno le occhiaie proprio feroci. Ottimo, ottimo, secondo me è un correttore per le anta. Di solito i correttori delle marche low cost sono più per giovani, perché giustamente il target non costoso attira più le giovani. Questi invece, ragazze, subito a prenderli, subito, secondo me. Scrub e maschera, molto molto buoni, più la maschera dello scrub. Lo scrub tende un attimino a sfaldarsi, io l'avrei fatto un pochino più oleoso, infatti consiglio, come faccio io spesso con gli scrub, di comprare magari una boccettina di olio di mandorle dolci o degli olietti che magari avete a casa che non utilizzate, e mettere qualche goccina sul palmo della mano e andare a miscelare un pochino di scrub, fare una pappettina un po' oleosa, secondo me funge meglio, perché nel contempo aderisce anche meglio alle labbra, mentre
se lo scrub è troppo secco tende troppo a cascare, non so se rendo l'idea. Comunque mi sono piaciuti molto, la maschera mi sembra veramente veramente ottima. Il quad, non è un quad, il duo illuminante e terra bronzer, molto 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 valido. Le polveri sono estremamente setose, estremamente sottili. Per mia, diciamo, per mio amore verso il prodotto, preferisco la parte di sopra col bronzer rispetto al, piuttosto che il, l'illuminante, anche perché l'illuminante è veramente molto chiaro e io sono una mediterranea, quindi diciamo che questo d'estate per me risulta troppo chiaro, ma ho visto che la colorazione è fair, quindi presumo ce ne sia più, uno più scuro, quindi se siete un po' caldine come me, un po' scure come me, secondo me la versione più scura sarà più adatta, ma il prodotto molto 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 valido. E i prodotti labbra non mi sono piaciuti i colori, non sono, diciamo, nelle mie corde, ma non mi è piaciuto molto nemmeno l'applicatore. È molto grosso e quindi è abbastanza scomodo. Proverò a dare una seconda vita a questi prodotti utilizzando magari sotto una matita più scura, però non mi è sembrata che mi piacesse molto nemmeno la formula. Mi sembrava che non fosse troppo uniforme e che se ne andasse un po' qua un po' là senza essere precisa. Soprattutto non riuscivo a farmi bene il bordo, che rimaneva un pochino indefinito il bordo delle labbra. Io invece ho bisogno, non avendo delle labbra super definite, di avere un applicatore che mi faccia molto bene la bordatura delle labbra. Quindi questi no, non mi sono piaciuti, forse sono il prodotto che mi è piaciuto meno. E basta, io credo di aver detto tutto. I pennelli veramente veramente ottimi. Dove li ho messi? Credo di averli infilati qua, eccoli. Allora, i pennelli mi sono piaciuti moltissimo, molto molto molto, e due occhi super morbidi, molto carini. Soprattutto questo piccolo è il tipo di pennello con cui io adoro truccarmi, perché non avendo l'occhio grande si adatta perfettamente alla forma del mio occhio, ma anche questo non è male per la definizione, per esempio, appunto, di questa zona superiore dell'occhio, va bene. Mentre quello che ho utilizzato per il viso è veramente troppo grande. A mio avviso è un pennello magari ottimo d'estate se si vuole dare una spolverata un po' con la terra, non lo so, però sono tendenzialmente pennelli che io non uso così grandi. Vedete, il mio pennello da terra di regola è questo, vedete la differenza di grandezza, perché riesco a concentrarmi bene nell'area del viso che voglio, mentre questo mi prende praticamente dallo zigomo fino a qua giù, un po' troppo grande. Però se a voi piacciono così, sappiate che è stramorbido, quindi a livello proprio di setole è veramente figo. Basta ragazze, credo veramente di non aver saltato nulla a sto punto. Ecco cosa vi volevo dire: questo ha un profumo paradisiaco. Se vi piacciono gli agrumi, sì. Se odiate gli agrumi, no, perché si sente molto. Certo, poi dopo sparisce. Ha un effetto radiosità molto molto spiccato. Si vede tanto sul viso, quindi vi deve piacere un fissatore per il make-up che vi dà un'area un pochino luminosa. Sembra che abbiate messo un po' di illuminante, che abbiate appunto un illuminante sotto. Quindi magari potreste anche utilizzarlo come prima fase. Provate per esempio a metterlo prima di applicare un fondotinta troppo matte, potrebbe essere un'idea, e poi dopo applicate sopra il fondotinta, perché ha veramente un effetto glow. Quindi se magari, insomma, non so se consigliarvi di comprarlo per questo scopo, però io lo proverò anche in questo modo per vedere se mi rende un po' più radiosi dei fondotinta che per me sono troppo troppo matte. E questo era quanto, io spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato supportate il canale, quindi iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate il like al video. Lasciatemi tutti i vostri commenti, anche relativamente al tema trucchi da provare, low cost che vi interessa vedere all'opera, o qualsiasi suggerimento che riguardi il canale, ovviamente è sempre ben accetto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video e basta, buona serata, ciao!